Queste sono le api, insetti sociali che vivono in colonie formate da moltissimi individui. Le api non sono solo importanti per il miele, infatti da loro dipende un terzo del cibo che consumiamo, tra cui pomodori, mele, fragole e mandorle. Le api si dividono in operaie, che si occupano di raccogliere il polline e il nettare dei fiori, produrre il miele, la cera e occuparsi delle celle dell'alveare. I fuchi, cioè i maschi delle api, che servono per la riproduzione, invece la regina è il capo dell'alveare ed è l'unica ape feconda. La struttura delle api è formata da il capo, che è dotato di occhi composti, formati da piccoli occhi semplici chiamati ocelli o ommatidi, un paio di antenne con recettori del tatto e dell'olfatto e una bocca molto complessa, con appendici diverse a seconda della dieta. Poi il torace, che ha sei zampe e spesso ha due coppie di ali. E l'addome, che presenta dei fori laterali detti stigmi, che sono le aperture delle trachee, sottili tubicini che si ramificano nel corpo dell'insetto per portare l'ossigeno a tutti i tessuti. E nelle api l'addome termina con il pungiglione, che è una sostanza tossica con funzione di difesa. Esistono altri tipi di api, come le ancelle, il ruolo più vicino all'ape regina. Nutrono e puliscono la regina e si preoccupano di lei. Le api architetto, le api che costruiscono con la cera le celle e i favi. Sono bravissime in matematica. Le nutrici, dopo che la regina depone le uova, queste nutriranno le uova per 9 giorni e dopo le celle verranno chiuse con cera. Scelgono di allevare una nuova regina se quella in carica è diventata vecchia e sceglieranno una cella con un uovo che sarà nutrito con pappa reale. Le spazzine si occupano della pulizia dell'alveare e dopo la nascita di una nuova regina puliranno meticolosamente le celle. Le ventilatrici tengono la temperatura costante, raffreddano sbattendo le ali e riscaldano con movimenti del torace. Le guardiane si mettono all'entrata dell'alveare e stanno attente che non si avvicini qualcuno. L'esploratrice se ne va a esplorare l'ambiente in cerca di acqua e fiori.